prosegue il nostro viaggio on the road qui da Paolino Camper. My location fu più attinente al nome del nostro programma. Oggi un altro ospite che ci fa sognare. Ci fa sognare perché di viaggi ne ha fatti tanti, per passione e per lavoro. L'abbiamo conosciuto molte volte a Radio Siena TV, l'abbiamo avuto ospite nei nostri programmi, non solo in studio ma anche in esterna, proprio per i giorni di palio. Lorenzo Bianciardi è pronto e ci aspetta. Di On The Road con, chiamarlo ospite mi fa un po' strano perché insomma ci conosciamo veramente da tanto tempo, abbiamo iniziato televisivamente parlando insieme, è sicuramente un cittadino del mondo, Lorenzo Bianciardi. Ciao, grazie della presentazione. Allora, no, sono sempre felice insomma quando ho la possibilità di dare spazio, intervistare persone, amici che ormai insomma conosco da tanto tempo e che in 20 anni di cose belle ne hanno fatte. E poi insomma On The Road era sicuramente un programma che ti sta bene addosso, perché tu per lavoro, per passione, tanto per lavoro, di viaggi ne hai fatti. Eh sì, ma anche te, non ti sminuire. Non ho viaggiato molto però, sono sempre rimasta qua insomma in zona. Tu invece sei andato tanto fuori dai confini italiani. Sì, proprio anche per spirito mio ho sempre voluto fare nell'università per esempio l'Erasmus, quindi banalmente sono stato un anno a Parigi alla Sorbona a studiare cinema. Quando ho fatto il dottorato ho cercato anche lì l'estero, quindi ho fatto scienze della comunicazione semiotica, però ho accettato una borsa di studio a Montreal, sono stato anche lì un anno di studio splendido, quindi diciamo che mi ha ancorato molto la pallacanestro, sai, no? Che era un'altra delle mie grandi passioni, però appena ho potuto ho cercato di aprirmi un po' gli orizzonti, perché la cosa più bella per me è sempre stato viaggiare. È stato proprio fin da piccolo una delle mie ambizioni principali era guardare oltre, perché abbiamo una bellissima città, però ecco, anche allargare gli orizzonti fa sempre bene. Hai viaggiato tanto? E beh, qua la domanda sorge spontanea: qual è il paese o la città, il luogo che comunque ti ha colpito di più o ti è rimasto più nel cuore, forse allora, in cui ti sei sentito magari anche più a casa? Io lo dico sempre quando parlo con i miei amici che il posto che in cui abiterei è sempre Parigi, perché è una città che a me ha dato tantissimo e che sento proprio mia. È la città degli artisti, dai. Sì, ma al di là degli artisti è proprio il francese, mi piace molto come lingua, mi piace molto la cultura francese e poi direi tutte le città europee sono alla nostra portata anche a livello culturale, perché in una Madrid, in una Barcellona, in una Londra, in una Berlino si sta benissimo come europei. Ho avuto un po' più di difficoltà a integrarmi nei paesi del Nord America, ad esempio. No? Io in Canada sono stato molto bene dal punto di vista anche pratico, nessun problema chiaramente con le altre persone, però è una cultura diversa dalla Troppo nostra. Diversa, dici, dalla nostra. Io mi sono ritrovato meno sul parlare a tutto tondo con tuoi coetanei. E, a volte, ecco, sono stato un anno, i miei compagni di casa alla fine dell'anno mi hanno fatto una sorpresa, una piccola festa, era un ragazzo canadese, una ragazza cinese e mi hanno fatto la musica spagnola, no? Come se fosse la mia musica preferita, di Ricky Martin. Io gli ho fatto: guardate che io parlo italiano, sto in Italia. E dopo un anno non avevano capito che l'Italia è diversa dalla Spagna. Beh, certo. Quindi, diciamo, a volte di entrare anche in sintonia con persone che in realtà facevano il dottorato, quindi non è che erano studiato. Quindi diciamo che l'Europa è sicuramente un posto dove io abiterei. Ti senti più a casa? Mi sento molto più a casa. Chiaramente i viaggi più belli non sono quelli che ho fatto in Europa. Ti ho detto Parigi, il posto dove abiterei. Però se dovessi scegliere altri posti andrei dei posti lontani. Ecco, io i miei viaggi, te lo sai, ne faccio molti per lavoro. Quelli che scelgo per me sono a mille chilometri di distanza. Ti piace sì, mettere, sì. Fare percorrere veramente tanti chilometri. E il posto che ancora ti manca, che vuoi visitare? Allora, tanti, chiaramente. Primo della lista. Il primo della lista che non farò, perché il primo della lista è quello che farò, okay, che è a dicembre, in Argentina, Patagonia, Cile. Ah, wow!
che meraviglia. Quindi è un grandissimo viaggio e mi aspetta. In realtà poi mi piacerebbe andare in India, che non sono mai stato, in Giappone, e poi ho una passione molto grande per l'Africa. L'anno scorso ho fatto uno dei miei viaggi, sempre per passione, in Africa, sono stato in Madagascar ed è probabilmente il posto che mi ha colpito di più. Quindi confermi che c'è il Mal d'Africa? Quando... Il Mal d'Africa sì, assolutamente. Madagascar è una terra che mi ha veramente sorpreso. Sono andato in vacanza, quindi senza fare video, certo, senza fare foto, cioè foto per me, chiaramente. Per te, personali. E un posto spettacoloso in cui purtroppo senti tutti i giorni la fatica del vivere delle persone, perché non hanno assolutamente risorse, delle strade impercorribili. Io mi sono fatto 3 o 4 mila chilometri, 20 giorni on the road, è stata veramente un'esperienza che ti prende dal punto di vista umano. E che ti porti dietro poi, no? Ti porti dietro non solo i bambini, banalmente, no? Certo. Quando si fanno questi viaggi nell'Africa, in Asia, vedi questi bambini bellissimi che hanno questa felicità appena riesci a regalargli una caramella. Lì ho visto proprio un'umanità anche incredibile. Ho trovato una guida parlante francese ma anche un po' italiano, a cui ho chiesto tantissimi aneddoti sulla sua vita. Sì. Cosa raccontano i nonni ai bambini quando sono a casa la notte, no? Prima di dormire. E era carinissimo perché tutte le sere lui andava a letto stanchissimo dalla giornata, si appuntava gli aneddoti o gli aforismi e me le diceva il giorno dopo. Il giorno dopo arrivava: Lorenzo, per il tuo libro, per il tuo futuro libro, ti voglio dire questo piccolo aforismo che diciamo noi dai adulti ai bambini. Ecco, trovavo un'umanità bellissima. Hai detto una parola chiave, che è il libro. Tu hai scritto dei libri nella tua carriera, sono sicura che c'hai già la testa per scriverne ancora, anzi qualcosa ci hai anticipato anche qualche settimana fa. E ti piacerebbe vivere a Parigi, hai girato il mondo, però poi insomma alla fine torni a Siena, rimani qua, non ce la fai poi ad andare. Sicuramente, no. Siena è la mia città ed è la città dove mi piace vivere e che ho scelto anche per vivere. E ho avuto la fortuna che il mio lavoro mi permette di fare dei viaggi e tornare, e in questa curiosità, diciamo così, di tornare a casa ho trovato la motivazione per la scrittura di questo libro che conosci, perché poi questo libro in realtà è proprio un racconto, no? Per i turisti, ma non solo, noi lo consigliamo veramente anche ai tanti senesi, perché è una guida sulla nostra città molto diversa da quelle fatte bellissime sino ad ora, che è Siena a modo tuo. Sì, due anni e mezzo fa è partita l'idea di scrivere questo libro dall'esigenza che ti dicevo prima, cioè vedo, giro molto anche con la telecamera, porto a casa immagini, faccio reportage di tanti posti nel mondo. Quando torno a casa mi rendo conto della bellezza che abbiamo tutti i giorni, cioè è uno stupirsi che a volte non ci rendiamo. Forse noi senesi conto. Proprio perché ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, a volte esatto. La diamo anche un po' per scontata e ci perdiamo degli angoli invece bellissimi della città. Infatti è anche uno dei miei motti preferiti, diciamo quello di allontanarsi per conoscersi, perché quando ritorni a casa ti stupisci ancora della bellezza di Siena. Io sto in centro, sono una fortuna che vedo anche uno scorcio di Duomo dalla finestra, e questa cosa di raccontare la tua città era un mio pallino da diversi anni. E hai trovato un compagno, diciamo così, d'avventura, un compagno di viaggio in questo caso, che ti ha supportato. Sì, con Andrea Sguerri, che conoscete tutti, professore, ora andrà in Galilei, tra l'altro il prossimo anno, mi sono divertito a giocare. Sai che anche nei libri precedenti ho cercato anche il gioco di squadra, a me piace moltissimo. Sempre, è vero. L'idea di avere... Non si può dire che tu sia una prima donna, di Lorenzo Bianciardi non si può dire. Ci provo, però in questo progetto io ho visto subito l'esigenza di coinvolgere un altro senese come me che avesse anche un punto di vista diverso. E Andrea, che stimo molto come persona, come amico, come creatore anche di storie e di modi di raccontare diverse, quando ho capito che volevo raccontare una Siena tematica che non fosse usuale, mi sono detto, secondo me Andrea mi può dare una bellissima mano per raccontare questi temi, che chiaramente su Siena c'è da dire milioni di cose. L'idea di partire da una decina, 15 temi di partenza e farne capitoli non è, diciamo, originale. L'originalità è stata nel spostare, parlando anche con Andrea, il punto di vista sui personaggi. Esatto, quindi loro hanno
trovato dei personaggi e da questi personaggi siete partiti per far scoprire angoli diversi della città. Esattamente. Il gusto non si può raccontare come il gusto, ma si può raccontare anche come il goloso, cioè il viaggiatore che viene a Siena ed è goloso. E la psicologia sta, cioè l'idea nostra è stata proprio di entrare nella psicologia del viaggiatore, del turista. Del viaggiatore goloso, ovviamente. Del viaggiatore goloso, poi del viaggiatore sportivo, del viaggiatore religioso, e cercare di individuare quali sono i percorsi che gradirebbe di, maggiormente. Di più. Quindi è stato un gioco di immedesimarsi in un personaggio e raccontare quello che la città, la nostra città, può dare a quel personaggio. Può offrire, certo. E insomma, ce ne sono di personaggi, sì, che avete tirato fuori, anzi so che qualcuno è stato, sì, inglobato da altri, perché esatto, poi alla fine avevi fatto una guida un po' troppo grande, è vero? Sì, è sempre difficile contenere, no? Due anni e mezzo che preparavamo questo progetto, alla fine abbiamo tagliato un po'. Partito come 12 personaggi, è diventato 10 personaggi, che noi, scherzando, era anche un più ipotetico sottotitolo del libro, 10 personaggi in cerca di Siena, no? E il goloso, l'intellettuale, l'amante dell'arte, lo sportivo, però poi anche dei personaggi un po' più sfiziosi, uno ti riguarda anche. Eh sì, è vero, è vero, e ti ringrazio per questo. L'anima romantica e l'eterno bambino, l'esploratore, dei tipi di personaggi. Perché la riguarda? Perché dopo aver scritto, sì, raccontiamolo e divertiamoci. Dopo aver scritto il libro, questi 10 personaggi sono diventati anche ipotetici personaggi veri della realtà, appunto, di Siena. A cui tu hai voluto dare veramente un volto, sei partito, hai individuato questi personaggi. Uno, esatto, è Paolo, insomma, Paolo un fotografo che conosciamo bene. Il goloso, chiaramente. È il goloso. E hai voluto, appunto, dare veramente una faccia, un volto ai personaggi che avevi creato per il libro. Questa è l'idea che abbiamo condiviso con Andrea, che su questa parte è veramente eccezionale, anche sul gioco, no? Certo. Quando abbiamo fatto il libro, i 10 personaggi che hanno una personalità, quindi sono degli io narranti in cui si combina la psicologia della propria personalità con l'informazione che devi dare nel, certo, nel libro. Ovviamente. E hanno anche una forma, perché l'illustratrice del libro ha preso spunto, da alcune immagini che gli abbiamo fornito, alcune idee di dove posizionare un certo personaggio, che tipo di caratteristiche deve avere. Banalmente il goloso ce l'avevamo immaginati come un corpulento signore con la forchetta e il coltello. Tovaglietta in mano, a quadretti. Esatto, tovaglietta a quadretti indossata. E quando poi la disegnate in modo splendido, noi abbiamo avuto l'idea con Andrea di dire: sì, ma questi personaggi a Siena esistono, quali potrebbero essere? È diventato un gioco social poi alla fine, certo, del divertimento, di associare dei profili dei nostri capitoli a dei personaggi reali. E Valentina è diventata l'anima romantica. Sono diventata l'anima romantica e lo ringrazio per questa scelta. Allora, siamo nei giorni di Palio e ovviamente in una guida che parla di Siena non poteva mancare il capitolo legato proprio alla nostra festa. È stato difficile? È stato il più difficile. Sicuramente ci siamo anche sbizzarriti di più e abbiamo osato con Andrea su questo capitolo, perché raccontare il Palio in 5 pagine di libro, 5-6 pagine, a un turista ma anche a un senese è difficilissimo. Perché o parti dall'ABC e spieghi e quindi le parole più semplici, Mortaretto, eccetera, eccetera, oppure vai un po' più in profondità. Per accontentare, diciamo, sia i senesi che un ipotetico turista, il nostro gioco è stato di trovare un punto di vista diverso. Quale? Un dialogo. Quindi troverete nel Palio spiegato attraverso un dialogo, poi non vogliamo svelare, certo, troppo, però diciamo che il senese capisce subito, il turista lo capirà un po' più avanti nella lettura chi sta dialogando. E è stato il capitolo più difficile, perché condensarlo in 5 pagine non è semplice. Quando dicevi dei personaggi accorpati, perché in realtà abbiamo dovuto stringere, e nello stringere abbiamo, ad esempio, un personaggio era il pianificatore, il perfetto pianificatore, che è diventato un taccuino finale, un box informativo finale, che ti spiega tutto, dove parcheggiare, certo, dove lasciare il camper, la moto, eccetera. Tutte le informazioni tecniche, quelle però che servono. Un altro era il bucolico, che però ci portava via un sacco di pagine, perché dovevamo parlare della campagna senese, certo, e tutti gli altri tipi di percorsi. Invece l'abbiamo integrato nell'esploratore.
Che quindi ovviamente non si ferma solo alla città, ma magari... Esatto, che a cui piace i misteri di Siena, il Museo dell'Acqua, i bottini, le piccole storie anche di archeologia sperimentale, ad esempio gli sporti che a Siena forse non conosciamo abbastanza. E quindi abbiamo poi accorpato, però è stato bello, ecco, lavorare anche per sottrazione. Allora, facciamolo un po' vedere sto libro, consigliamolo proprio in questi giorni di palio, Siena a modo tuo, Lorenzo Bianciardi, ovviamente Andrea Sguerri, e potrebbe essere un'ottima lettura proprio per la vostra estate e per i turisti, anche avere qualche informazione in più sulla nostra festa, che proprio in questi giorni noi tutti abbiamo il piacere di godere. Lorenzo, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Lo chiedo a tutti, qual è il tuo messaggio nella bottiglia? Per quando? Per il futuro. Di avere sempre gli occhi pieni di meraviglia, che poi anche nel tuo personaggio dell'anima romantica, appunto, un percorso in cui la protagonista si meraviglia di qualcosa. Ecco, una delle cose che ci è piaciuta di più con Andrea dopo aver scritto il libro è di sentire dei coetanei o anche delle persone di Siena che ci hanno detto: io dopo 2 o 3 capitoli mi sono messa a piangere. Non vogliamo essere troppo strappalacrime, però diciamo che abbiamo creato anche dei percorsi in cui è bello rivedersi, no? L'eterno bambino, l'anima romantica, cioè cercare di meravigliarsi. Ecco, il mio messaggio alla bottiglia di tutti i giorni, anche per me stesso, per i miei progetti, è cercare di trovare sempre nuovi stimoli e meravigliarsi. Meravigliarsi, che parola bellissima, meravigliarsi anche delle piccole cose, quelle semplici, non ce lo dimentichiamo, e soprattutto diamo importanza quando ci sono delle cose belle, no? Per guardarle veramente con l'occhio giusto. Grazie mille Lorenzo Bianciardi per essere stato con noi a On The Road, e in bocca al lupo per tutto. Grazie, in bocca al lupo anche a te.